con una nuova ricetta. E indovinate un po', una ricetta dolce. Non so, mi ha preso di fare tutti i dolci. Io che dicevo, i dolci non li so fare. Voglio sfidare me stessa e portarli tutti a termine. In modo gourmet! Come avete letto dal titolo, andiamo a fare i churros! Olè! Tipici spagnoli. Veramente, questa ricetta, se quella di ieri era una ricetta super facile, questa lo è altrettanto, anzi forse di più. Tre ingredienti in croce, 1, 2, 3 e basta. Si frigge ed è fatto. Quindi sarà una ricetta super veloce. Ora, i churros si fanno con la sacca poche. Io ce l'ho, però ho i beccucci un po' piccolini. Andiamo a vedere. Perché a me churros piacciono un po', cioè, un po' grossi, non fini, giusto? Solo che come vedete, io ho dei beccucci veramente piccoli, quindi non sono riuscita a trovarli più grandi. Penso che non andremo a dargli la tipica forma, ma ne faremo tondi. È così che va, è così che va, è così che va, è così che va. Ora vediamo un po' come riusciamo a farli. Ok. Quindi andiamo a vedere gli ingredienti che ci servono e iniziamo subito con l'impasto. Andiamo. Allora, gli ingredienti sono semplici: acqua, uovo, farina, burro e un po' di zucchero. E per andare poi a mangiarli insieme, cioccolata bianca e cioccolata extra fondente, 50% non è così fondente. Allora, prima di tutto mettiamo su un pentolino e andiamo a unire gli ingredienti per formare questo impasto. Si fa sul fuoco. Aggiungiamo l'acqua. Dopo l'acqua aggiungiamo il burro, un pizzico di sale. Facciamo sciogliere bene il tutto e lo portiamo a bollore. Arrivati a questi punti che il burro si è sciolto e inizia a bollire, aggiungiamo la farina. Cadi farina, cadi. E iniziamo a mescolare. Oddio. Una volta che è così, che diventa un composto tutto unito, facciamo cuocere 2 minuti e lo togliamo dal fuoco. Facciamo raffreddare e poi aggiungiamo l'uovo. Ho aggiunto l'uovo e adesso mescolo il tutto. Adesso l'impasto lo mettiamo nella sacca poche. Speriamo di non fare danni. Questa è la mia sacca poche. Ho messo il beccuccio. Vediamo. Secondo me vengono fini, però vediamo, vediamo. Nel caso venissero fini, prendiamo, lo togliamo. Li facciamo senza beccuccia. Non metto tutto l'impasto perché bisogna vedere un po' come è venuto. Sacca poche pronta. E andiamo a friggere. Quindi mettiamo l'olio in padella. Allora, ho fatto la prova e mi sembrano un po' fini, quindi mi sa che toglierò il beccuccio. Ora vi faccio vedere. Vedete, raga, viene proprio fine fine, così non mi piace. Quindi togliamo il beccuccio e rifacciamo. Una volta che saranno pronti, fritti, si passano nello zucchero, però vedo che fanno anche zucchero e cannella. Io farò solo zucchero. E nel frattempo che cuociono, sto facendo sciogliere il cioccolato a bagnomaria. Ora vi faccio vedere. Qui sta sciogliendo il cioccolato bianco e poi sciogliamo quello fondente. Così nello zucchero. Lì qua ragazzi, in tutto il suo splendore. Adesso sciogliamo la cioccolata e ce li mangiamo. Guardate qua che spettacolo. Ci è voluto veramente poco. Gourmet. Ok ragazzi, eccoci qua. Ho intinto nella cioccolata per fare l'immagine di copertina. E niente, questo è quanto. Cosa facciamo? Andiamo ad assaggiare. 3, 2, 1. Anche l'uccellino apprezzato. Sono buonissimi. Wow, non li avevo mai provati. È ovvio che con le striature, insomma, con la forma dei churros è più carino da vedere, ma il sapore è veramente buono, raga. Buonissimo. Veramente buono. Me l'immaginavo così comunque, cioè questo sapore qua. Guardate qua. Che dire? Mi sembra che in Spagna mi servono anche tipo con la cioccolata calda, mi sembra una roba così, non vorrei sbagliarmi. Ma vi posso dire che nell'impasto, come avete visto, non c'è zucchero. Ma
lo zucchero intorno li rende zuccherose, ma l'intingo di cioccolata gli dà quel plus. Wow, perfetto, buono, buonissimo. E un'altra ricetta gourmet, indovinate un po', portata a casa, gourmet! Very good. Quanto non mi piace il dolce, questo mi piace. Però non esagero a mangiarli. Ok. Comunque, volevo dire che siamo quasi a 10.000 iscritti. Wow, volevo ringraziarvi di nuovo. E voi direte, ci ringrazi sempre. Sì, perché per me è veramente importante e quasi surreale, incredibile che ci sono persone che mi seguono, mi vogliono bene e gli piace quello che faccio. Quindi io apprezzo ognuno di voi. Come vedete, praticamente commento quasi a tutti perché apprezzo i commenti, li vado proprio a cercare, voglio sapere cosa ne pensate, che consiglio che mi date, tutti gli apprezzamenti, a me fanno un sacco piacere, davvero. E quindi vi ringrazio per lasciare sempre un commento, per il like e per comunque guardare sempre il video. Siamo una piccola famiglia e spero che questa famiglia crescerà sempre di più. Come vi ho già detto, non sono per tutti, ma chissà, magari un giorno potrò essere per qualcuno di più. Posso anche dirvi, non mi ricordo se ve l'avevo detto, che a 10.000 iscritti, che ormai ci siamo quasi a vedere, voglio portare la ricetta dei bomboloni, però dei bomboloni da pasticceria. Mio zio fa pasticcere da una vita, e quindi volevo portarvi una ricetta veramente gourmet, ovvero i bomboloni, i veri bomboloni. E ho deciso di farlo per i 10.000 iscritti. Quindi io, detta sinceramente, me ne rimangio un altro, troppo buono. Bevo perché mi dite sempre, alcuni mi dicono, ma non bevi mai? No, non bevo mai. Faccio fatica a bere l'acqua. Le altre robe non le bevo. Non mi piacciono il tè Coca-Cola, però l'acqua la bevo poco. Devo aumentare, trovare il modo per aumentare l'acqua. Perché non bere non fa bene al corpo, alla salute, alla mente. E niente, ragazzi, questo era il video dei churros, Spagna olé olé olé. Mi è piaciuto, vi consiglio di farlo magari se avete anche dei bambini per una festa, per qualsiasi, per un compleanno, quello che vi pare, perché sono semplici da fare e super veloci. Quindi ve lo consiglio, potete anche tranquillamente, secondo me, fare l'impasto, mettere una sacca poche in frigo, lo tirate fuori mezz'ora prima e poi rifriggete, eh? Così vi siete salvati il dolcetto per la cena, se avete una cena importante o tra gli amici o quello che è, o per un compleanno o per una festa. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di lasciare un like se vi va, di attivare sempre la campanellina, mi raccomando, se volete vedere tutti i video e non ve li volete perdere. E io vi mando un grosso bacio, come sempre, e ci vediamo al prossimo video.